come ti sei misurato tu con John Travolta che recitava la tua parte nel film? Ma Non è una cosa da misurarsi, ma no, no, insomma. infatti, anche perché il paragone con un premio Oscar, con un, poi quello è cinematografico, questo è un lavoro teatrale, nel senso che al cinema puoi ripetere una scena 70 volte, sei truccato e la rifai. Qui devi andare sempre tutto di un fiato. È un lavoro diverso, certo, il paragone io non l'ho mai, non l'ho mai pensato. Però ho pensato di accettare perché, oltre al fatto che l'avesse interpretato John Travolta, mi sarebbe piaciuto interpretare a 50 anni un ruolo un travestì che non avevo mai fatto. E poi il fascino, appunto, io venivo dalla febbre del sabato sera, da 3 anni di successi come questo, nei grandi, in circuito erano i palazzetti dello sport, c'erano 4.000, 5.000, 6.000 persone, sembravamo un gruppo musicale di successo. E quindi qui si sta ripetendo per certi versi, perché noi copriamo tutti i teatri da 1500 posti in poi, 2000, questo è da 700, perché qui a Mestre è così, per carità, però vedi, è tutto piano fino a domenica. E quindi il misurarmi in un ruolo antravestì, dove si canta, si balla in un modo tra l'altro goffo, perché io, come avrai visto, indosso un reggiseno che Alla equivalgono a una Pizzi. nona, mi equivalgo a una nona, e poi entro dentro un involucro, insomma, mi porto appresso 8 kg. È una prova, ecco, chiamiamola una bella prova d'attore, che nel curriculum, insomma, mi mancava. La cosa curiosa è vedere sul palcoscenico uno spettacolo televisivo che ricalca in magnifico, perché non c'è niente a che vedere con quello che ci passa la televisione Ah, adesso. certo. E te sei nato con la televisione, anche te con un provino per sbaglio. Sì. Poi ha dato luogo a questa magnifica interpretazione dell'avvocato Agnelli, lavorando con la Serena Dandini, insomma, un percorso anche te televisivo Sì, 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 per sì, sì. E l'inizio. beh sì, il percorso televisivo c'è stato, è ovvio, è stata così, tutta anche una questione di fortuna. Poi oggi c'è veramente tristezza perché, come dicevi tu, c'è poco e niente, insomma, da fare. Non, i programmi vertono sempre più sui reality. Io sono stato chiamato molte volte, ma non ne ho mai accettato uno. Credo di aver fatto anche bene. Perché io reputo che reality è veramente la tomba dell'attore, nel senso che tu ti misuri e entri in un'arena dove il pubblico ti fa il pollice verso e ti caccia via con delle telefonate, più o meno vere, forse, no? Nascosti dietro il telefono. Nascose, È mentre invece a me la facile. gente mi deve venire a vedere, Eh sì. capisci? Se non vogliono venire, non vengono, ma se vogliono venire, ecco, vengono. E questo credo per il lavoro dell'attore sia fondamentale, e quindi non ho mai accettato, insomma. Bene. E ballando sotto le stelle Ballando invece ti è servito per ballare qua? con le stelle è stata un'esperienza strepitosa. Devo ringraziare sia il regista Che è il di regista dello Ace Frehley, che è Massimo spettacolo. Gambino Vivo, che era anche l'autore di Ballando con le stelle, insieme a Milly Carlucci. Anche Milly, insomma, devo ringraziare tutte e due, perché quando mi chiamarono ero davvero scettico, perché non ero in grado io di muovermi, non, mi vergognavo, in sovrappeso, ma che faccio, mi faccio prendere in giro da, mentre invece questo mio spirito di avventura e di misurarmi e di capire se davvero potevo farcela mi ha dato l'opportunità di imparare a muovermi, dopodiché mi ha dato invece proprio la reale, ho toccato con mano che potevo farlo e mi hanno iniziato a far fare i musical, che tutto sommato è un lavoro che a me piace molto fare. Per esempio, questo è il secondo anno, sappiamo già che lo rifaremo l'anno prossimo alla luce del successo che stiamo avendo, quindi non è male. No, e alla fine è molto Meglio che meglio fare quel tipo di ballare sotto le televisione. stelle che non andare all'Isola dei Famosi. Ah, beh, certo, quello è un programma, l'Isola dei Famosi, ripeto, è un reality, chi vuole accettare lo accetta, per carità, è padrone, ma Ballando con le stelle, comunque è sempre un programma elegante che verte sulla danza, sul ballo, ed è una delle prime cose che generalmente impara l'uomo, la danza, La danza. no? Grazie Grazie a Stefano te, Masciarelli, grazie mille. grazie.